Salve, buonasera a tutti. Sto aspettando Sara Cremini che è già da... Ah, eccola qua. Ila, Ciao! ciao, tutto bene? Tutto a posto, sì. Non so se dopo verrà a trovarci anche Cheddar, io ho lasciato la porta aperta così. Cheddar si riesce a passare volentieri. Ho lasciato la porta aperta, se vuole entra liberamente. Allora, in maniera molto impacciata, stavo cercando di presentare il tuo libro mentre aspettavo che tu entrassi. È un romanzo fantasy molto breve, che appunto, come ho detto nella recensione, diciamo che è a prova di pigro, nel senso che veramente chiunque può leggerlo, però secondo me è così breve anche perché penso tu l'hai dedicato a un pubblico giovane, no? Esattamente, sì, hai Okay. ragionissima. Infatti, allora, le cose sono legate, perché come hai detto tu, è breve e quindi, essendo una maestra, ho cercato di evitare quella cosa che spaventa tantissimo i giovani lettori, cioè il tomo gigantesco. E quindi diciamo che è stato sia per quel motivo, sia perché il libro appunto è stato scritto per una ragazza che all'epoca aveva 12 anni e quindi l'intenzione era appunto quella di rivolgere la storia a lei, di raccontarla a lei, tant'è che appunto io le ho mandato i capitoli per mail. E quindi lei è stata la prima vera lettrice di Nemeria. E Ma quindi messo insieme queste due cose. poi si presta anche bene il fatto che dovrebbero venire delle cronache, quindi che siano episodi brevi invece che un tomo gigante. Non so quanti vuoi scriverne di episodi di queste cronache? Tre? Qui, tre. Il secondo che è già uscito a novembre dello scorso anno e che è il doppio rispetto al primo come grandezza e l'ultimo che uscirà, non dico quando, uscirà comunque prima della fine del 2021. Francesco, il mio piccolo valletto innamorato, mi porta anche il secondo che vuole che lo faccia vedere, vedi che è molto più lungo rispetto al Sì, primo. l'avevo visto nelle foto che era più grande, sì. E il terzo e ultimo che uscirà appunto entro il 2021, entro la fine del 2021, sarà più o meno delle dimensioni del secondo. E ciao Fosca, ciao Martina, vedo anche Miss Marti che è arrivata. E quindi sì, diciamo che ho voluto accompagnare il lettore partendo da una lettura più leggera, più soft, non che poi gli altri libri cambino come contenuto, nel senso che comunque la lettura poi è agibile, fruibile anche ai bambini, ai ragazzi. Però, ripeto, il fatto che si trovino di fronte a un libro altissimo spesse volte li spaventa. E Ma quindi ho detto. guarda, anche i lettori un po' più grandi a volte, quindi figurati i bambini. Sì, No, poi, esatto. ora parliamo a modo della trama, però è proprio carino. Oh, ecco Cheddar. Cheddar, fatti vedere Cheddar. Cheddar, ciao! Oddio! Eccolo, ospite. Formaggino gattoso! Vai, fai un giro, se no mi monta sul computer e fa casino. Piccolo formaggino di gatto! Sì, Mamma. lui è proprio l'ho preso nel periodo in cui lo stavo leggendo, avevo appena iniziato il tuo libro, quindi ha attirato subito anche lui. Ho visto quelle bellissimissime foto. Francesco sta per fare una stupidata, lo so, lo so, lo so, te lo dico. Voleva mostrare che anche noi abbiamo Cheddar. Lascia perdere, io lo amo anche per questo, ma lasciamo perdere, non commentiamo. Ok. No, ci stava, dai. Stava. No, beh, sei troppo buona. No, mi piacciono a me le freddure. Allora, dicevo che è comunque una piccola chicca, proprio è delicato in ogni aspetto questo libro, anche solo la copertina con questi disegni così carini. Poi dentro anche ci sono i disegni in bianco e nero, volendo un bambino può anche colorarli, no? È proprio mi è molto piaciuto perché si vede che è scritta da una persona che lavora con un pubblico giovane, ecco, che quindi hai pensato questo libro per loro, ecco. Che È bello, molto mi bello. fa piacere che si noti. No, poi sai, anche io aspiro a diventare maestra, quindi nel senso ci ho prestato particolarmente attenzione. Però la trama non è una trama ingenua da bambini, anzi, proprio affronti il tema del razzismo, che penso sia il principale
del libro, perché appunto lo spieghiamo perché alla fine non ho ancora detto niente. La trama allora, prende piede in un mondo in cui ci sono alcune razze magiche, quasi tutte, ci sono gli elfi, le streghe, i maghi e poi i nani, che finiscono sempre, e poi c'è la razza degli orchi che è l'unica senza magia. E si sentono questi orchi, sono sotto questo aspetto diversi e ci sono state in passato, ci sono stati tentativi da parte degli orchi di accaparrarsi la magia per diventare uguali agli altri, diventare più potenti, non si sa perché fortunatamente sono stati fermati. E c'è un secondo tentativo che è appunto la seconda rivolta degli orchi, l'orco Crusher, non so. Crusher. Crusher, okay? Che vuole impossessarsi del token, che è questo oggetto magico in grado di trasferire la magia da una persona, una creatura magica a un'altra. E tra l'altro molto interessante anche come è costruito questo oggetto, anche il disegno, cioè proprio l'idea della mano che tiene, insomma, proprio fatto bene. Ecco, ora, magari se riesco, perché sto tenendo il telefono con una mano, Da se qualche riesco parte lo dovrei riuscire anch'io, forse. Aspetta, qua. eh. No, mi sono fatta. Cioè, proprio, io non so se questi disegni li hai fatti tu oppure hai avuto qualcuno che li ha fatti proprio come mi immaginavo, ecco. Io ho una mia cara amica Roberta, che è l'illustratrice di tutta la saga di Nemeria. Quindi lei si è occupata sia delle copertine, che sono dei veri e propri disegni ad acquerello che io ho in casa, e anche di tutte quelle che sono le illustrazioni interne, proprio in questi giorni. Ciao Irene, ciao, benvenuta, che bello che sei qui. E lei appunto si è occupata in questi giorni in particolare, sto arrivando le illustrazioni del terzo volume, e Roberta, che mi conosce molto bene perché siamo molto amiche, e da sempre, lei non lavora come illustratrice, ma ha sempre avuto la passione per l'arte, e è sempre stata capace di trasformare in immagini ciò che io avevo nella mia testa e ciò che io scrivo all'interno di una storia. E quindi io sono molto felice che lei faccia parte del mondo di Nemeria, perché riesce con i suoi disegni, con le sue immagini, con le sue illustrazioni, secondo me, a rendere ancora più vivo il mondo che io ho creato. Ecco. Davvero, non avrei detto che non fosse una illustratrice di professione, perché sono veramente belli e veramente adatti anche al libro, cioè veramente brava anche l'illustratrice. Poi te l'ho detto, questo token disegnato così, proprio come nel libro, cioè non è facile comunque, soprattutto nei fantasy spesso leggi delle descrizioni dei personaggi o dei luoghi che poi da rendere visivamente è difficile, invece impeccabile, anche lei brava. Diciamo che io e lei lavoriamo in questo modo. Io prima naturalmente lavoro al testo, poi succede che le mando l'estratto. Tra l'altro, lei ha avuto, si è arrabbiata tantissimo perché lei sa: c'è un Zeddar! Oh, Ho abbiamo voluto fare casino. un Zeddar volante, ciao! Lei è arrabbiatissima perché lei ha scoperto come finisce Nemeria, tutto Nemeria, perché mi deve fare le illustrazioni. Quindi mi dice: no, scusa, ma se ti sembra, perché io prima scrivo, poi le mando degli screen, o gli mando degli estratti della parte che deve proprio trasformare in immagine, e quindi poi le rispondo sempre: ciao Giuseppe, ciao Paolo, cioè io mi sto perdendo gente, ciao, che Non vedo niente, quindi vi saluto tutti, ma sono cieca, senza occhiali, quindi. Che bello vedervi qui, che bello, che bello. C'è anche, no, Naomi. c'è anche Naomi? Ok, e niente, e quindi io e Roberta lavoriamo così. Io mando proprio la parte descritta all'interno della storia e lei la trasforma in immagine. Beh, è bello comunque che tu abbia il tuo editor di fiducia. Ma la casa editrice invece come l'hai trovata? Allora, dovremmo aprire una grande parentesi, nel senso che, allora, come sai, il primo libro è stato pubblicato con Europa Edizioni. Io invece pubblico dal secondo in poi con Pave Edizioni, che è la casa editrice che mi ha fatto ricredere nell'editoria italiana. Quindi, allora, io molto semplicemente, quando sono uscita con il primo, ero totalmente a digiuno del mondo editoriale, e quindi ho fatto delle ricerche, io ho cercato informazioni, ho guardato, ho provato a vedere quali potessero essere le case editrici che fossero interessate ai fantasy, e quindi ho mandato più mail, loro mi hanno risposto, e quindi con loro è nata la prima
la prima pubblicazione. Diciamo che non ci sono state dei ci sono stati degli elementi interessanti, ma abbiamo avuto anche un po' di difficoltà rispetto ad alcuni atteggiamenti, rispetto ad alcune cose che loro pretendono, e quindi è stato molto bello quando con il secondo loro mi hanno tranquillamente, poiché io non ho un contratto di prelazione, se non sbaglio, si chiama, cioè quindi non ho l'obbligo di presentare a nessuna delle case editrici con cui ho pubblicato ciò che io scrivo, quindi con il secondo mi sono proposta a PAV perché nel frattempo avevo iniziato un po' anche a imparare a conoscere il mondo del social attraverso Instagram, il mondo dei bookstagrammer, il mondo dei libri su Instagram, e attraverso questo ho conosciuto la casa editrice PAV, ho iniziato a leggere un po' dei suoi libri, mi piaceva molto come casa editrice e quindi ho pensato di inviare il mio libro. E la cosa molto bella è che appunto ci sarà la riedizione del primo libro perché a dicembre scade il contratto con Europa e siamo già in accordo con PAV che da gennaio-febbraio uscirà nemmeno la seconda rivolta degli orchi con loro. E quindi stiamo lavorando alla riedizione. E Ok, così, va bene. nel 2022 ci saranno tutti e tre i libri di Nemeria e saranno tutti e tre editi PAV e quindi tutti uguali, insomma, cioè anche come saga diventerà fisicamente bella. Ciao Allora, Giuse, sono molto... fantastico, sì Giuse, sì, fantastico. No, della PAV ho sentito parlare bene, invece di questa qui non avevo mai sentito parlare, però devo dire, no, cioè, a parte di tutti i problemi che ci puoi aver avuto, che quelli emergenti ce l'hanno sempre, perché appunto di solito non conoscono il mondo dell'editoria, però comunque l'edizione è molto buona, non ci sono refusi, cioè appunto ti hanno lasciato fare l'illustrazione della tua amica, quindi è stato No, da questo, guarda, dal un punto di vista, lavoro sempre bene. infatti, scusami, ecco, ma mi tossirò un po' perché in questi giorni mi è partito il mal di gola. Olè, la casa editrice dal punto di vista dell'editing, dal punto di vista dell'impaginazione, dal punto di vista anche dell'ascoltare l'autore nella scelta della pubblicazione, non mi ha per niente delusa perché mi hanno dato la possibilità appunto di presentare un'immagine per poterla mettere in copertina, hanno accettato, cioè hanno lasciato che alcune cose dell'editing che a me non piacevano più di tanto io potessi non accettarle, cioè quindi hanno fatto secondo me un buon lavoro. Il problema infatti è nato poi. È nato dopo la pubblicazione. Quindi vabbè, ok, però tanto ormai è passato, io non vedo l'ora che arrivi dicembre, che il contratto si sciolga e di ripartire per una nuova avventura con tutti e tre i Nemeria in casa PAV. Perfetto, ora io il secondo lo devo ancora recuperare, ma intanto, a parte che qua ci segue tutta gente che già ti conosce, però nel caso qualcuno che non ha letto il tuo libro volesse sapere di cosa parla, appunto, il primo è chiaramente autoconclusivo, ma che apre a un seguito perché finisce con un colpo di scena, ecco, però la trama è un'avventura di più personaggi, c'è cioè Luis, che è un mago, poi c'è Anasawi, la streghetta, Mairi, l'elfa, la guardia reale, e poi c'è Gelaugi, Bravissima, bravissima, li stai pronunciando tutti perfettamente. Gelaugi è un nano, e poi appunto c'è Crusher che è l'orco, e ognuno appunto rappresenta la propria razza. Poi in realtà ci sono moltissimi personaggi, ci sono, anche mi piacciono tantissimo i cervi, le creature magiche, ecco, le creature magiche ne hai messe un po'. Invece di razze hai messo quelle standard dei fantasy e non hai messo la razza umana, che è una cosa strana, ti avevo detto che ti avevi fatto una domanda in merito perché non esistono proprio gli uomini a Nemeria, o per ora, non... Non esistono proprio. Pensa che io a volte mi ritrovo quando scrivo, no? A usare il termine l'uomo disse o l'uomo fece, perché in realtà intendo Luis come uomo di sesso maschile, ma non come uomo essere umano. Perché nel mondo di Nemeria la razza magica, cioè scusami, la razza umana non esiste tra le razze. Perché non lo so, forse. Avevo talmente bisogno di avere un mondo così diverso dal, mi viene a dire, pessimo mondo che a volte gli esseri umani sono in grado di creare, che nel mio Nemeria proprio non ho minimamente pensato di inserirli, ecco. Cioè, per me gli esseri umani a Nemeria sono maghi, elfi, streghe, nani, orchi. Cioè, sono gli esseri umani quelli, non c'è la razza umana. È un po'. Poi diciamo che di solito nei fantasy l'essere umano è quello che non ha magia, qui invece ci sono gli orchi che non hanno magia e
E appunto, come avrebbe fatto probabilmente la razza umana, cerca di impossessarsene. Però in questo caso diciamo che ci si può anche immedesimare, soprattutto verso la fine, negli orchi, perché loro vedono la loro condizione di esseri non magici come un qualcosa che eventualmente potrebbe essere pericoloso per loro, perché magari nessuno li ha mai attaccati. Però se volessero farlo, loro sarebbero inermi. E quindi si empatizza anche con questi orchi, non proprio con Crusher perché ci viene presentato come l'orco cattivo, il generale della rivolta, il guerriero fortissimo che ammazza, tortura, cioè, capito? Però i personaggi principali appunto sono questi e soprattutto ci hai narrato la storia dal punto di vista di Luis, che è appunto il mago. Piano piano, allora la storia si apre proprio con lui e piano piano poi conosciamo sempre più personaggi man mano che prosegue il suo viaggio. Lui parte, ah c'è anche la bellissima mappa, aspetta voglio far vedere anche quella perché è favolosa. Io adoro le mappe, per me dovrebbero metterle in tutti i libri anche se non sono fantasy. Che bella, sì, cioè, io ho detto che bella, cioè, però è mappa di No, casa per me. bella. Ma poi bellissimo questo, c'è cioè, il mare di lava, cioè... E proprio, cioè, nella copertina, io all'inizio quando l'ho vista ho detto, ah, saranno sopra un deserto, invece poi ho letto, ah, no, sono sulla lava, È quindi... proprio il mare di lava, sì. Ma Sì. pensa che, infatti, una cosa che mi piace tanto, cioè, faccio questo piccolo excursus, diciamo, che è quello che mi piace delle mie copertine, cioè quello che ho sempre richiesto Roberta nelle copertine, è una scena tratta dalla storia del libro, no? E quindi quella che appunto vediamo qui, quindi la, io non ce l'ho con, io ho proprio la prima versione, quella ancora prima che il libro vincesse il premio. Cioè, capito, io manco ce l'ho quella dove non ce l'ho neanche quella. E praticamente questa scena è tratta proprio da un capitolo dell'avventura, insomma. Cioè, il momento in cui, volando sui draghi, i cinque personaggi principali si stanno dirigendo presso questo che è il Palazzo di Roccia. Che è questo qua, e la stessa cosa vale per il secondo, cioè questa, oh Jules, nemmeno è proprio questo, empatizzare un sacco con l'antagonista. Sì, cioè, ok, devo tenermi a mente questa frase, così poi commento questo, Giuseppe, e proseguo un momentino con le copertine, e anche il secondo, c'è una mano infuocata che sale dal cratere al di sotto di uno dei palazzi, e nel terzo non posso dire ancora quale sia la copertina, ma è... Io desideravo questo, che chi vede l'immagine può vedere appunto un pezzo della storia, e quindi quello sia il mare di lava. È una cosa carina, perché ad esempio se penso alle prime, ce l'avrai in mente, edizioni di Harry Potter, c'erano queste scene stranissime, ti chiedo scusa ma c'è mio cane e il gatto che fanno la lotta, Non insomma, preoccuparti. e queste copertine stranissime che c'aveva Harry Potter dove c'erano sì elementi del libro, però che erano assurdi, messi, cioè lui che vola sul diario nel secondo, lui col cappello da topo, cioè tutte queste cose assurde, invece è più carino così secondo me, che riprenda proprio... Una scena, anche perché aiuta molto, è d'impatto perché uno vede che ci sono i draghi. Per quanto mi riguarda, il libro è già in tasca se vedo i draghi sulle copertine. E poi è Leggo. bello perché Vai, 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 scusami, ti ho interrotta. che i draghi sono per una volta tanto utili, nel senso non sono il nemico da sconfiggere, ma loro vengono aiutati dai draghi per cavalcare sul mare di lava e quindi. È anche un elemento originale, se vogliamo, perché di solito il drago è il nemico, il boss finale. No, i draghi di Nemeria sono proprio, li vedo proprio come animali. Io dico sempre, sarei felicissima se potessi avere un drago mio personale che atterra sul tetto di casa. Quindi ecco, cioè, per me sono creature magiche buone dalla caratteristica appunto, così. E quindi sono felice che ti sia piaciuto anche questo aspetto, diciamo, del drago. Dei draghi. Volevo dire che Giuseppe dice: vivere la storia attraverso il punto di vista del nemico ti aiuta a capire l'origine delle sue azioni e imparte a comprenderlo. Vabbè, grazie, Giuseppe. Sai che io ti amo tanto, nel senso, non come amo Francesco, perché sono Francesco, ti voglio tanto bene proprio come amico. E vabbè, Giuseppe è il mio beta reader, tra l'altro, per cui Giuseppe, insieme a Francesco, insieme a un paio di altre persone, già hanno letto il terzo libro di Nemeria e quindi sanno come va a finire. E sono contenta che anche tu abbia detto che per quanto si faccia un po' fatica a empatizzare con Crusher, si riesce comunque a empatizzare
con il popolo degli orchi, perché appunto come ha scritto Giuseppe, nelle mie intenzioni, e quindi poi quando mi viene confermata dico ok, forse ce l'ho fatta, nelle mie intenzioni c'è anche quella di mostrare un altro punto di vista del cattivo, siccome i miei punti di vista sono sempre due, no? Il punto di vista fondamentalmente di Luis che porta avanti quello che è il parere, il pensiero e la storia e la trama narrativa di quelli che poi verranno chiamati custodi della magia e il punto di vista invece dell'antagonista, che nel primo libro è Crusher, nel secondo è Magda e nel terzo non posso dire niente. No, figurati, io ho empatizzato con Rodrigo Borgia, figurati se non empatizzo con il popolo degli orchi. No, veramente, per me è proprio bello quando uno riesce a capire i motivi del nemico, quando c'è l'antagonista e tu sai perché fa quello che fa, ecco. E poi il tema del razzismo, voglio dire, è attualissimo, cioè il fatto che tu sei riuscita a trasporlo in un'ambientazione fantasy e a dedicarlo ai bambini è fantastico perché comunque è qualcosa che andrebbe insegnato nella maniera più semplice possibile e tu l'hai fatto, quindi chapeau. Grazie, cioè, per me è molto importante questo, perché davvero quando ti dico che questo libro è stato scritto per Angelica, vabbè, vedo sotto Irene, dopo Irene ti commento, quando ti dico che questo libro è stato scritto per Angelica, è così, nel senso che io scrivevo le pagine su Word, cioè prima sulla carta, perché io scrivo prima sulla carta, poi le riportavo su Word e gliele mandavo in mail, perché per me è stato un raccontare una storia a lei, che in quel momento aveva i suoi demoni da combattere, i suoi orchi e il suo essere anamagica in quel momento. E avevo voglia di raccontarle qualcosa chiaramente che avesse anche un contenuto positivo, perché aveva voglia e bisogno di positività, ma anche perché come maestra. E quello che mi sento di fare io è portare in luce la positività, l'educazione, il rispetto, che poi sono comunque elementi che mi contraddistinguono come persona, al di là di questo. E quindi mi fa molto piacere che tu dica questo, insomma, che il messaggio passa in modo semplice ma chiaro. Sì, assolutamente. Poi è anche molto bello, è dato uno spunto secondo me a tanti autori emergenti o aspiranti autori, dire che lo stavi scrivendo proprio pensando di raccontarlo a qualcuno in particolare, non a un pubblico a caso, perché si vede tanto che l'hai scritto col cuore, quindi magari se lo facessimo tutti di pensare questa storia la voglio raccontare a questa persona, forse verrebbe un lavoro migliore, ecco, è un punto di vista, un'idea interessante che mi hai dato. Grazie. In realtà io poi non pensavo che l'avrei fatto pubblicare, cioè questo nasce proprio come un racconto per lei, cioè quindi io lì le stavo raccontando una storia e è la storia per lei. Poi fortunatamente è capitato tutto quello che è capitato, io ho deciso di provare a pubblicarlo e fortunatamente è piaciuto e sta piacendo, ha ricevuto anche critiche come è normale che sia, però cioè io ogni volta che qualcuno lo legge penso comunque quella storia è scritta per Angelica. È lei che la legge, che a qualcuno piaccia o non piaccia, io so che lei mi faceva i commenti, diceva sì, questo sì, no, questo no, boh, forse non lo so, divertente, dai, mandamela ancora. Quello per me è l'importante, quel momento è stato fondamentale per Nemiria, per la sua storia. Ok, ora vabbè, sappiamo che l'hai scritto per una persona in particolare, però comunque qualche domanda come ti avevo preparata, no? Te la voglio fare. Ad esempio, che cosa ti ha ispirata nello specifico, o a parte vabbè, il tema del razzismo, quello non ti chiedo dove l'hai sentito perché immagino di saperlo, però in generale a scrivere questa storia, a descrivere questo mondo, è una cosa che avevi in testa da tanto o l'hai ideata così, insomma? Angelica è stata la scintilla che ha fatto sì che Sara dicesse: Ok, adesso finalmente lascio libero il mio mondo di uscire, perché da sempre leggo tantissimo e scribacchiavo qualcosa anche da bambina, ma proprio a livello molto semplice. Mi piacevano i gialli, mi piacevano i fantasy e li ho sempre letti e ho sempre provato a scribacchiare qualcosa, appunto. Poi sai com'è la vita. Non si può vivere di scrittura, bisogna trovare un lavoro. Comunque a me il lavoro di maestra ha sempre colpito, da che sono piccola dico io voglio fare la maestra e quindi mi sono poi dedicata agli studi e poi fortunatamente anche al mio lavoro che sin da subito ho trovato. E quindi la scrittura è stata un po' accantonata. Ma penso di essere una persona molto creativa, molto fantasiosa, quindi ogni tanto nella mia testa bussava questo mondo
questo mondo formato da queste razze, però dicevo, non lo so, non ho tempo per scriverlo, non ho tempo per dedicarmici, lasciamo stare. E poi c'è stato l'evento scatenante, che è stata appunto Angelica e quello che ha vissuto, e basta, gli ho detto ok, adesso Nemiria devi uscire. E da lì ho preso un foglio riciclato, nel senso che dietro c'erano, non lo so, delle cose di scuola, e ho abbozzato la mappa, l'ho abbozzata, ho detto ok, qui vanno le città, qui succede questo, questo, quell'altro, e basta. Quindi una volta abbozzata la mappa, che poi è stata fortunatamente editata, resa in grafica decentemente dal mio amico Francesco, da lì è nata la storia. Quindi il mondo c'era nella mia testa, e Angelica è stata la fiamma scatenante per scriverla, ecco. C'è qualche messaggio che volevi trasmettere, qualche valore a parte a questa bambina, immagino questa ragazzina, non so, Angelica, insomma, c'è qualche valore in particolare tuo che hai voluto mettere dentro il libro? Allora, io posso, cioè è brutto dire questo perché sembra di essere molto autoreferenziali, però ritengo di essere una persona gentile, educata, dolce, cioè penso di avere determinati valori che mi contraddistinguono molto anche nel mio modo di essere. E penso che quando scrivo, molta della mia personalità viene assorbita dalle pagine e dalla mia storia. E quindi penso che i messaggi che si trovano all'interno dei miei libri sono dei messaggi che chi mi conosce sa, cioè dice ok, questa è Sara, mi rivede completamente, dal rispetto, anche il senso del dovere, perché comunque Luis Esatto. crede molto nel senso del dovere, e anche Era proprio quello, poi volevo arrivare appunto a quella cosa lì. io ci credo molto. Io penso che per non lo so, per raggiungere determinati obiettivi ci sia, si debba anche compiere dei sacrifici, e mettere avanti determinati impegni piuttosto che altri per raggiungerli. Credo molto nel rispetto, credo nell'uguaglianza, credo nella gentilezza, credo nella bontà, e sono anche convinta che se siamo noi i primi ad agire nei confronti degli altri, voglio dire, la maleducazione purtroppo resta, e anche la cattiveria purtroppo resta, però io sono convinta che la sera, quando vado a letto e mi faccio il mio esame di coscienza, vado a dormire tranquilla, ecco. E soprattutto dico, va bene, io voglio portare questi elementi nel mio mondo, nel senso anche nel mondo vero, nel mondo reale. Spero che la piccola goccia non lo so, di rispetto che io porto possa condizionare, tra virgolette, positivamente un alunno, magari non tutti, però almeno uno, e quindi mi sento già di aver fatto la mia parte, così in quel caso. Non so se mi sono spiegata, perché a volte io parto per la tangente e poi vado. Oh, sì. No, vabbè, anche perché appunto non è un saggio che ti devi mettere lì a trattare ogni tema particolare, appunto lo trasmetti attraverso i personaggi, i dialoghi, pensare anche a... I dialoghi, ad esempio, sono molto semplicistici, sono molto diretti, proprio colloquiali, come veramente parlano le persone, soprattutto ragazzini giovani, magari. Però poi ci sono dei temi che appunto vanno affrontati con questa semplicità perché sono in realtà molto complicati. Ora, abbiamo detto del razzismo, ma anche appunto la scelta che deve fare Luisa alla fine, se scegliere l'amore oppure il suo lavoro non è una cosa facile, è una cosa, appunto, uno dei dilemmi che una persona prima o poi magari nella vita può dover affrontare. Allora, io non voglio fare spoiler perché anche se qui ci conoscono tutti, no? Poi la metterò su YouTube l'intervista, quindi spero che arrivi anche a un pubblico più ampio di quello che già hai, perciò non voglio dire troppo. Però è un messaggio anche quello molto importante da dare ai bambini, il senso di responsabilità. Infatti sono contenta che tu abbia menzionato perché era appunto una delle cose che avrei voluto chiederti di questo tema qua, della scelta che deve fare Luis, che fa Luis, che compie e che può lasciare il lettore con l'amaro un po' l'amaro in bocca, però Però è penso giusto. che sia, anche coerente con il personaggio che è Luis. Poi ci sono comunque altri due volumi, e quindi io mi auguro che ci sia anche quella che io penso di aver creato come evoluzione dei personaggi, per cui è chiaro che c'è una crescita, però penso di poter dire che per quanto tutti i personaggi compiano un'evoluzione, restano sempre molto fedeli a loro stessi, e quindi per me, per un personaggio come quello di Luis, non poteva che esserci un finale del genere in questo primo libro. Sarebbe stato davvero non coerente fargli fare l'altra scelta.
perché non è pronto, perché non è nel suo stile, non è. poi scusa, scusa. No, no, vai, vai, tranquilla. Che comunque, per quanto il tenore sia quello di una fiaba, non è una fiaba, è una fiaba di quelle dei vecchi tempi, quindi ci sono appunto problemi veri. Cioè, se questi orchi fossero riusciti nel loro intento, sarebbe stato completamente diverso il mondo di Nemeria, ci sarebbero state delle conseguenze grosse, e quindi è fondamentale che alla fine si venga a costituire questa confraternita, questi custodi della magia. Quindi è anche non soltanto coerente che Luis poi faccia la sua scelta e decida a cosa dare priorità, è necessario, perché comunque, come poi vediamo, una minaccia sussiste comunque, e visto che comunque ci saranno altri due libri dopo questo, si suppone che ci siano nuovi antagonisti, quindi è bene sapere che c'è qualcuno pronto ad affrontare nuovi pericoli. Volevo chiederti una cosa. Questo libro e il secondo, e poi tra il secondo e il terzo, passa un lasso di tempo piuttosto lungo oppure no? Assolutamente nulla. Il secondo parte esattamente dove termina il primo e il terzo parte esattamente da dove termina il secondo. Quindi ci sono proprio, non c'è nessuno stacco. Fondamentalmente, messi insieme le tre storie, possiamo dire che racconto un anno del mondo di Nemeria. Perché partiamo all'inizio, nella seconda rivolta degli orchi, siamo all'inizio dell'anno 1362, al termine ci troviamo circa alla fine. E quindi in realtà questi tre libri raccontano un anno della storia di Nemeria. E non passa mai, non c'è del tempo in mezzo, insomma. Ok, chiedevo perché alla fine del primo si vedono degli apparecchi non proprio tecnologici, ma simili tecnologici, poi si capisce che sono mossi dalla magia, ecco. Però mi chiedevo, siccome ho anche letto un altro fantasy in cui piano piano la magia si è unita e poi si è separata dalla tecnologia e l'elettricità e tutte queste cose qua, mi chiedevo se avessi in mente di fare una cosa del genere oppure di attenerti al fantasy stile medievale, che poi è il mio preferito in realtà, però può Non essere funzionale. arriverà la tecnologia a Nemeria, c'è già la magia ed è la magia che rende. Le Beh, allora, diciamo che mi ha divertito molto inventare sia le audiochiglie, sia gli audiochiglie, sì. oggetti che poi inventerò e sono all'interno del secondo, che richiamano appunto degli oggetti che fanno parte della nostra tecnologia, ma nel mondo di Nemeria sono mosse solo e soltanto dalla magia, quindi non ci sarà un'evoluzione tecnologica in questo senso, resta il classico, tra virgolette, epic fantasy medievale, diciamo. No, Diciamo. no, Irene non si stacca, non c'è nessuno stacco. Arriverai direttamente alla fine di, cioè all'inizio di Nemeria 3 e direttamente alla fine di Nemeria 2. Vabbè, comunque sia, la questione della tecnologia ha anche senso, perché se esistesse la magia probabilmente noi ci saremmo fermati alla ruota, perché cosa ti serve faticare e costruire macchinari se puoi farlo così? Esatto, sì. Oggi con i miei alunni stiamo lavorando su un concorso che si chiama Scrittore di classe, quest'anno è tutto completamente basato sul fantasy, su Harry Potter in particolare, ma sul mondo fantasy viene richiesta la creazione di racconti fantasy, ovviamente io potevo come maestra non buttare i miei alunni in questa mischia, assolutamente no. E oggi stavamo lavorando al testo che stiamo scrivendo. E praticamente il mio alunno dice: Maestra, però ci vorrebbe proprio, perché aveva sbagliato a colorare una parte, quindi poi ha dovuto cancellare, sistemare, ci vorrebbe proprio la bacchetta magica, perché se io facessi così con la bacchetta potrei risucchiare quella parte che avevo fatto sbagliata, no? E quindi è stato divertente perché gli ho detto sì, hai ragione. E quindi, come dici tu, se esistesse la magia, chi avrebbe avuto problemi a inventarsi delle cosine come le auricolari per i cellulari, no? Allora, Non sarebbe stato bisogno. vediamo altre domande che mi ero preparata per te. Vabbè, forse questa è anche un po', forse un po' hai già risposto, però quanto incidono i tuoi studi pedagogici? E a questo punto ti chiedo anche il tuo lavoro, visto che hai appena fatto un esempio, nella tua scrittura. Allora, incide tantissimo, secondo me. Soprattutto nel mondo di Nemeria. Poi ci sono dei momenti in cui, allora sai, non so se sai, sì, però mi sembra di sì. Cos'è che sei?
Cos'è Scusa, che ridevo perché Francesco mi prende in giro perché parlo toscano, credo. ho letto, stavo dicendo, ma che cos'è che ha scritto? Cioè, non riuscivo a capire. Vabbè, niente, comunque. E ti stavo dicendo che per quanto riguarda Nemeria, c'è tanti, i miei studi, il lavoro che faccio, eccetera, sono estremamente condizionanti perché, cioè, appunto, come ti ho detto, scrivo per ragazzi con l'intenzione di passare dei messaggi ai ragazzi e quindi vedo soprattutto questa trilogia, questa saga, come un'estensione del mio primo lavoro, mettiamola in questo modo. Mi piace raccontare delle storie che possono portare dei buoni messaggi anche e soprattutto alle giovani generazioni. Diverso è andare a dedicarsi a qualcos'altro. Per esempio, con Francesco abbiamo partecipato a un concorso di gialli, abbiamo scritto il racconto a quattro mani e siamo stati selezionati, quindi tra l'altro deve essere uscita oggi. Comunque, vabbè, prossimamente in pagina ne parleremo sia io che Francesco. Quindi, in quel caso, il mio essere maestra condiziona, non condiziona per nulla la scrittura, perché comunque, anzi, lì devo sempre dire ai miei alunni: no, tu questo non lo potrai leggere. Quindi dipende sempre da quello che scrivo. Nel contesto di Nemeria, al 100% posso dirti che il mio essere maestra ha condizionato sia le tematiche che ho affrontato, ma allo stesso tempo anche essere maestra ha portato degli spunti che hanno permesso di raccontare e scrivere. Quindi sì, sicuramente. Irene, grazie, che lei si lancia sempre, che lavoro, complimenti. Non è abbastanza stupendo, grazie, cara. E a parte appunto, a parte ora questa cosa a quattro mani, complimenti perché immagino che, cioè, anzi, in realtà so che non è facile scrivere a quattro mani perché l'ho provato a fare anch'io e so che può essere un po' difficile. Ora non so, voi due magari siete una simbiosi perfetta, però insomma, complimenti che siete anche stati selezionati, hai detto quindi. Grazie. No, allora devo dirti che con Francesco cioè, siamo una coppia che spacca, questo ormai l'ho capito, inizio a dirlo anch'io. E oltre che sentircelo dire, adesso inizio a dirlo anch'io. Ci siamo organizzati, io sono la mente razionale, quella schematica, ossessivo-compulsiva, che ha bisogno di tutti i punti organizzati. Lui è quello che andrebbe più in libertà, è quello che va più in libertà nella scrittura, per cui abbiamo proprio scelto di stilare una scaletta di quello che sarebbe successo e ci siamo suddivisi i capitoli da scrivere. Perché lui, che ha una scrittura più cruda rispetto alla mia, ha affrontato una parte, è riuscito a meglio raccontare una parte, soprattutto quella più difficile, più tosta, più cruda appunto della storia, e io mi sono dedicata più alle parti a volte descrittive e più anche risolutistiche, nel senso che ci sono, magari nel mio capitolo si trova la chiave di soluzione, perché ecco, io mi sono trovata, cioè abbiamo cercato di mettere all'interno di questo racconto ciò che più caratterizza le nostre scritture. E è stato divertente, però, perché quando abbiamo chiesto alle nostre mamme di leggere, non sono riuscite a capire chi aveva scritto cosa, e anche a un paio di altre persone che conoscono le nostre scritture e che sono scrittori e non hanno visto la differenza, non riuscivano a capire cosa avesse scritto io e cosa lui. Quindi abbiamo fatto, penso, anche un ottimo lavoro anche poi Sì, di riguardare il tutto insieme e di renderlo coerente. bravissimi davvero. Te l'ho detto, io ho provato a scrivere una cosa con mia cugina, che è una persona molto diversa da me, anche se siamo in simbiosi come siete voi due, diciamo. Però quando tipo abbiamo fatto leggere il nostro testo a mia madre, lei ha detto: "Ah, ma questo l'hai scritto te, questo l'ha scritto lei", e ci ha sempre preso. Quindi sto Okay. appunto, no, complimenti davvero. È una cosa Grazie. thriller giallo, È un avete giallo detto? che si intitola Il telefonista di bambole e sarà un racconto appunto e vedremo, cioè non so, adesso noi siamo molto emozionati, abbiamo molta Sì. voglia di stringere fra le mani la raccolta e appunto è uscita oggi, quindi a breve ci arriverà perché abbiamo ordinato le nostre copie e quindi Bravi. Allora, a parte fantasy e thriller, che cosa ti piace leggere oltre che scrivere anche? mi piace, appunto, come hai detto, fantasy, gialli, non i thriller mi fanno un po' paura, mi agitano. A Francesco piacciono i thriller, io non ce la posso fare. Mi piacciono molto gli storici, anche con una piccola punta di, sì, anche di fantasy storico, ma lo storico mi piace, mi incuriosisce molto. Infatti, i tuoi sono lì nella lista tra i 1650 miliardi di libri che mi aspettano e che la vita mi impedisce di leggere perché non ho tempo. E, i distopici
nel senso che i distopici mi piacciono molto. Ah, Francesco, sì, infatti ha scritto sì, vabbè, Francesco parla anche di un altro racconto che ho scritto dove sono stata premiata a Fontevivo. Ah, E bello. appunto Le ali della congiura, che è un fantasy storico, fa parte di una raccolta di racconti legata a Fontevivo, che è un paese in provincia di Parma, sì. La tematica era racconta Fontevivo attraverso il genere che vuoi tu, però legandoti a un aspetto storico o ambientale, insomma, del posto di Fontevivo. E quindi ho fatto delle ricerche su quella che è stata la congiura messa in atto nei confronti di Ranuccio I Farnese, che era duca di Parma nel 1600, e da lì, insomma, è nata Le ali della congiura. Quindi diciamo che sto iniziando a mettermi un po' in gioco in vari settori, no? In vari generi, anche se il fantasy resta comunque il mio amore principale, però il giallo mi piace tanto, 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 e non lo so, spero in futuro di aver modo di approfondire e scrivere altro al riguardo. Fai bene a lanciarti in tanti progetti, visto che sei pure pluripremiata. Voglio dire, essere Grazie. pensati è un conto, ma esserlo bene è un altro. Complimenti davvero. Allora ti chiederò tantissimi consigli che puoi dare agli autori emergenti, su qualunque cosa. In generale, allora, studiare, studiare, studiare. Studiare dal punto di Si vista sente che tecnico. sei maestra adesso, eh? In generale, studiare. Bene. Ma proprio affrontare, cioè cercare di capire che, allora, innanzitutto, portare avanti i propri sogni. Cioè, non, se una persona non crede in quello che scrive, non lo farà neanche chi legge quella storia. Quindi, prima di tutto, credere in ciò che si vuole raccontare. E poi, studiare e andare a ricercare quegli elementi che possono aiutarti a portare fuori al meglio ciò che vuoi raccontare, quello che vuoi scrivere. I corsi di scrittura sono importantissimi, fare ricerca è importante, leggere tantissimo è importante, quindi quando si vuole scrivere di un certo genere, di un certo argomento, secondo me è anche buona cosa come lettore immergersi completamente in quel contesto prima di scriverne qualcosa, di modo tale che il linguaggio, la tematica, la modalità di scrittura possono anche essere positivamente influenzati da quello che si sta leggendo. Quindi leggere molto, credere in quello che si scrive, imparare a scrivere bene anche da un punto di vista grammaticale, perché non è del tutto scontata questa cosa. E è importante saper scrivere in un italiano corretto, perché insomma abbiamo anche la possibilità di portare non so, su carta la nostra meravigliosa lingua, facciamolo bene. E poi avere anche la pazienza di crescere un po', perché se io rileggo Nemeria la seconda rivolta degli orchi, cambierei mille cose, perché adesso Nemeria dei del passato e Nemeria 3, Le ali della congiura, Il collezionista di bambole, gli altri racconti con cui uscirò, sono racconti che hanno. Si vede che sono scritti da me. Cioè, è la mia scrittura, però si vede che sono cresciuta anche nella scrittura. Quindi avere anche pazienza, perché più scrivi e più migliori, ecco. Certo, quando hai iniziato tu a scrivere? Seriamente, seriamente, nel 2016, quindi avevo già la mia bella età. Vabbè, però hai detto che era comunque tanto che scriva a chiavi, che poi facciamo tutti così, credo, prima. Nessuno si sveglia un giorno e scrive un libro, cioè è una cosa che devi avere un po' dentro, un po'. Diciamo che scusami di nuovo, diciamo che facendo come lavoro l'insegnante, è vero che insegno tante discipline, ma italiano comunque la disciplina principale, ho sempre anche, faccio sempre anche da guida per chi impara a scrivere, no? I piccoli testi a partire dalla classe seconda, fino ad arrivare ai testi molto più impegnativi, fino alla classe quinta, quindi al di là della mia scrittura personale, di quello che ho sempre scribacchiato prima di mettermi a scrivere seriamente, comunque ho sempre avuto a che fare con la scrittura anche per lavoro. Certo, soprattutto immagino quando uno corregge un tema, magari oltre a correggere l'errore, può dire questa frase l'avrei scritta in un altro modo, proprio uno stimolo alla creatività. Quale parte dei romanzi, dei racconti che scrivi preferisci scrivere? Tipo le descrizioni dei luoghi, dei personaggi, i dialoghi, parti di introspezione, world building, perché comunque hai fatto un world building preciso all'inizio e poi molto l'hai anche fatto percepire attraverso magari i racconti, il racconto dopo, ecco, è stato come si dice uno show don't tell, ecco.
No? Sono emozionata di essere riuscita a fare uno show don't tell, perché io penso sempre di non esserne capace. No, in realtà mi piace, allora, a me piace scrivere, punto. Non amo scrivere scene di battaglia, non mi piace perché non mi sento in grado. Infatti, questo è uno di quegli elementi che io vorrei imparare a studiare, a conoscere e a saper gestire, perché se mai in futuro scriverò altri fantasy, mi piacerebbe saper scrivere scene di battaglia veramente epiche. Mi piace descrivere senza però fare delle descrizioni che siano estremamente. Cioè, a me piace far raccontare ai personaggi ciò che è il mondo che loro vivono. Quindi mi piace molto accompagnare il lettore nello scoprire il mondo attraverso le avventure dei personaggi. A me quello piace. Mi piace descrivere senza però appesantire, penso, spero. E non lo so, mi piace tutto, mi piace scrivere i dialoghi. L'unica cosa che non mi piace, ripeto, scrivere le scene di battaglia. Non ne sono capace, non, ma anche come lettrice. Per quanto io ami il fantasy spassionatamente, ci sono dei momenti in cui le scene di battaglia le salto pari pari proprio quando leggo un libro fantasy. Però ecco, mi Siamo in piace due, scrivere guarda. in No, siamo in due, anche io quando sono le scene di battaglia troppo lunghe mi annoio, mi perdo, mi generale. Sì, chiedo di anche perché saltare. faccio fatica a visualizzarle, cioè io di solito quando leggo io vedo, riesco a immaginare esattamente quello che c'è scritto. Nelle scene di battaglia per me è una gran confusione totale, completa. Che è una cosa che mi dà fastidio anche quando guardo un film o una serie TV perché mi sembrano irrealistiche, perché c'è sempre un marasma di gente e poi i personaggi si combattono uno contro uno, anche se magari ce n'è un altro lì che non sta facendo e allora aspetta che si liberi. Mi sembra un po' irrealistico perché devi Esatto. approfittare, no? Te le diamo in due così ti accoppiamo e fine. Invece Esatto. no, in serie TV questa cosa è irrealistica nei film pure e quindi non riuscirei a farlo, a scrivere io, quindi capisco quello che intendi. E poi comunque sia, un mio amico mi ha raccontato di una serie di fantasy che si chiama La ruota del tempo, credo, è abbastanza vecchia come saga, ci sono un sacco di libri, e mi ha detto che nell'ultimo libro c'è una grande battaglia che è un capitolo intero così lungo che è più grande del primo libro di Harry Potter. E lui me l'ha raccontato, era tutto contento perché a quanto pare questa battaglia l'aspettavano da tanto tempo i lettori, però quando me l'ha detto io, no, ma come? Un capitolo di 200 pagine di battaglia deve essere una palla pazzesca. Infatti, Veramente. no, nel tuo mi è piaciuto perché c'è un capitolo sulla battaglia, ma è un capitolino, si capisce cosa succede, inizia, finisce, ciao, cioè non c'è. Io non ce la faccio, io non ce la faccio quando ci sono queste battaglie epiche immense, cioè io mi annoio. Quindi ecco, non mi piace scrivere scene di battaglia, tendenzialmente invece tutto il resto mi piace scriverlo. Non mi piace scrivere scene cruente, non ci riesco, non è, però magari prima o poi imparerò. Quello Ti interrompo per un momento sì. perché c'era Irene che chiedeva se Le ali della congiura è mio e se è disponibile su Amazon. Allora, Le ali della congiura, allora Francesco che legge prima di me è andato a prendermi questo. Le ali della congiura, praticamente questo racconto, non so se si vede, c'è scritto appunto che ho vinto il terzo posto e fa parte praticamente di questa raccolta Irene, Fonte Vivo tra fantasia e realtà. E se vuoi contattarmi, nel senso è acquistabile su Amazon e sulla pagina della PAV, però se hai voglia di iscrivermi Irene, facciamo tramite me che ti faccio una dedica o qualcosa, che così ti faccio anche una cosina speciale. Vedi un po' tu, fammi sapere poi in privato Irene se ti interessa. Ci sono io e ci sono altri 13 scrittori, siamo tre vincitori e 10 selezionati. Quindi ecco, ognuno ha raccontato il tema di Fonte Vivo come meglio credeva. Ok, scusami, ti ho interrotto. No, dicevo, meno male che leggi tu le domande perché io proprio, cioè, vedo lo schermo e sono proprio cieca senza occhiali. E stavo ricontrollando intanto le domande che mi ero preparata. Credo di averti chiesto tutto. C'è qualche tema che magari ho tralasciato, ma di cui volevi parlare, così approfondiamo, insomma. Ma in realtà è un'intervista che mi è piaciuta moltissimo perché abbiamo spaziato un sacco e quindi non c'è qualcosa in particolare che senti di non aver detto. Non lo so. Boh, ti racconto, dai, ti dico, visto che prima mi hai detto che ti sono piaciuti i cervi, ti racconto, non so se hai avuto modo di sentirlo, perché secondo me l'ho detto da Fosca una volta. E l'ho detto in un'intervista però scritta, ed è una cosa che non avevo mai rivelato. Tutti i cervi di Nemeri hanno un nome che inizia con la lettera R. E Sì. l'ho fatto come regalo a mio papà, perché mio papà si chiama Renato.
E quando io ho immaginato questi cervi mastodontici, non lo so, anche un po' protettivi, veloci, intelligenti, l'ho fatto pensando alla figura di mio papà. E quindi tutti i cervi del popolo di Nemeria si chiamano con la R proprio per, in onore a lui, ecco, insomma, è un po' così. È vero, avevo notato qualcosa inerente al loro nome, non mi ricordavo perché l'ho letto da un pochino, siamo riusciti dopo tanto a fare l'intervista, ma comunque mi ricordavo che c'era qualcosa che aveva di strano con i loro nomi, via. No, mi sono piaciuti tanto perché sono creature particolari, cioè originali tue, non, cioè sì, i cervi esisteranno, nei fantasy ci saranno stati, però di solito appunto ci sono più i draghi, gli unicorni, insomma questi animali un po' standard, invece... Anche questa questione poi del non volersi far cavalcare, perché appunto non sono un po' come le creature magiche in Harry Potter, mi pare i centauri non vogliano Esatto. sentirsi sottomessi, ecco, è una cosa molto interessante e che poi rientra anche nel tema delle razze magiche, del razzismo, del sentirsi e dell'essere diversi, e di non voler essere inferiore a nessuno, ecco, questi cervi orgogliosi sono belle creature secondo me, mi sono piaciuti. Grazie, mi fa molto piacere. Grazie, grazie. Ecco, quindi questo Benissimo. è il piccolo elemento da in più, mettiamo. La chicca per concludere. Mi dispiace che sia partita la linea, veramente. Ma Spero di recuperare tutto. ah, Ora, sì, no. appena finiamo, mi metto a editare così poi ti tranquillizzo che sono riuscita a salvare tutto. Va bene, grazie. Io ne approfitto per dire che sabato, sì, io e Francesco saremo a Grazzano Visconti a fare appunto i nostri firmacopie per conoscere chi vorrà venire a trovarci. E quindi se qualcuno di voi verrà, insomma, da noi ci farà piacere. E basta, ecco. Prima di concludere, di solito io ricordo dove si possono acquistare i romanzi dell'autore, quindi questo si trova su Amazon, ma in un sacco di posti, perché lo stai portando in tutto il mondo tu praticamente. Sì, si trova su Amazon, si trova in alcune librerie. Poi, chiaramente, come ti ho detto, a dicembre scade il contratto, per cui poi per qualche settimana, almeno fino ai primi di febbraio, non sarà disponibile e poi ripartirà con il nuovo contratto. Quindi librerie online, librerie fisiche, ce le ho con me, quindi se incontrate me o Francesco nei nostri appuntamenti li potete trovare direttamente da noi. Insomma, ne mi in giro per il mondo, dai. Ok, e allora vi invito di nuovo a recuperarlo, a leggerlo a dei bambini che avete intorno, perché è il pubblico d'eccezione di questo proprio speciale per questo romanzo. E ti ringrazio per aver fatto questa intervista con me. Ecco, ci tenevo, te l'ho detto, il tuo libro l'ho preso io, non è stata una collaborazione che mi hai proposto tu, come di solito succede, quindi ci tenevo a leggerlo e sono rimasta contenta di averlo fatto. Sono io che ti ringrazio perché sei tu che hai scelto di leggere il mio libro, hai scelto di acquistarlo, quindi di aiutarmi anche nel far conoscere e mi stai dando degli spazi molto belli. Quindi a maggior ragione ti ringrazio perché tutto questo non nasce da una collaborazione, ma anche da una tua scelta di immergerti nel tuo mondo. Quindi doppiamente grazie. E poi quando riesco a recuperare anche il secondo, dopo che ho tutte le... Tranquilla. Oddio, ho un sacco di letture da fare. Sai che i tuoi sono nella nostra libreria e ci aspettano, ma c'è. Sì, amore, la possiamo invitare a Brescia, ma la invitiamo in un altro momento, non in diretta. Anita, ci sentiamo per No, un così ho incontro. cominciato a dire di sì. Ah, vabbè, lascia perdere, questo è Francesco, sai che Francesco deve sempre intervenire. Ti parleremo di un evento a Brescia al quale non potrai non venire, va bene? Va bene, ok. Ok, va bene, amore, sei contento? Sì, va bene, ok. Allora, ciao alla coppia, com'è la coppia del La fantasy coppia Brescia. italiano? La coppia bresciana del fantasy. Sì. E grazie tante, Anita. Tante coccole a Cheddar, mi raccomando. E grazie anche a chi ha partecipato a questa serata. Grazie Sì, davvero. grazie a tutti. Un Ciao, abbraccio, buonanotte. ciao. Ciao, ciao.